occhi, come dicevamo anche prima, sulla situazione attuale, no? Che è molto critica. Però questo a volte non basta per smuovere un po' l'opinione pubblica sul prendere delle decisioni. E volevo anche fare un riferimento ai prati di Caprara che abbiamo proprio qua vicino, che molti di voi conosceranno, e che è questo bosco di 47 ettari che ha ripreso vita dopo 40 anni in cui non c'è stato intervento umano, diciamo, in quest'area. È un'ex area militare. E credo che sia molto importante, ci sono dei comitati cittadini in difesa di questo posto, perché tra l'altro si trova davanti all'ospedale maggiore, e credo che sia molto importante rilevare come sia fondamentale per la nostra assistenza proprio la convivenza con un'idea di natura che sia anche selvatica, che non sia sotto il nostro dominio, e che abbiamo dimenticato anche a causa, diciamo, dell'abitudine alla monocultura, agli insetticidi, all'utilizzo massiccio di input di sintesi in agricoltura, eccetera. Quindi volevo chiederti anche quanto è importante la diversificazione per la nostra salute dell'ambiente, quanto è importante il non vivere in un mondo così asettico e così strutturato, ecco. Mai fatto, ci vuole un'enciclopedia per rispondere. Comunque cercherò. Allora, intanto sì, sono Patrizia Gentilini, sono un medico oncologo, ematologo, e da molti anni appartengo all'Associazione dei Medici per l'Ambiente, che fa parte della rete. Abbiamo accolto con molto piacere l'invito a scrivere un capitolo proprio su ambiente e salute. Comincio dall'ultima parte del tuo discorso, quindi il grande valore di questo polmone che c'è a Bologna e che va difeso in tutti i modi. Ho visto, sono in contatto anche personalmente, insomma, con i vari gruppi, le associazioni che con grande fantasia hanno anche fatto delle manifestazioni, il bosco che cammina, cioè, perché voglio dire, insito in noi, in qualunque persona che abbia un minimo di, che appunto non abbia perso il contatto con la realtà, diciamo, la necessità di vivere a contatto col verde, con la natura, con gli alberi, tutto quello che è l'ambiente, non solo, diciamo, fuori dalle città, ma anche all'interno delle città. E c'è anche qui tantissima letteratura scientifica che dimostra, ad esempio, come quelli che sono stati operati, diciamo, dallo stesso chirurgo nello stesso reparto, se dalle finestre dell'ospedale avevano il verde, venivano dimessi prima e guarivano prima, perché il verde ha, diciamo, questi benefici. Per non parlare, ad esempio, anche poi del miglioramento delle capacità cognitive, per il fatto di passeggiare nel bosco, di vivere a contatto con la natura. E questa natura è sotto attacco in una maniera che è ovviamente ormai, come dire, così, purtroppo esperienza comune, ecco. E il concetto di salute è assolutamente, credo, chiaro per tutti, che non possiamo pensare di vivere in salute, di stare bene, se viviamo in un pianeta malato. Pianeta malato perché è inquinato per quanto riguarda la qualità dell'aria, per quanto riguarda le acque, per quanto riguarda la qualità del suolo, per quanto riguarda il cibo, no? Perché è tutta una catena, ovviamente, perché tutte queste sostanze, parlo delle sostanze chimiche, ma non dimentichiamo anche l'esposizione ai campi elettromagnetici. Mercoledì mattina sarò in Commissione Ambiente per un'audizione sul problema del 5G, perché anche questo vi riguarda direttamente la città di Bologna. Ecco, tutto questo mette gravemente a rischio la nostra salute. Se voi guardate un po' le varie cose che girano, in particolare dei miei colleghi oncologi, che, con i quali non, che ho, come dire, che non riconosco ormai come degni di attenzione e di ascolto, tutti vi faranno sempre la solita solfa sullo e basta, su quella che è lo stile di vita, che è importante, pensiamo al fumo, per carità, però non possiamo scegliere l'aria che respiriamo o tutte le altre esposizioni ambientali alle quali siamo esposte, per cui continuare a incenerire i rifiuti, a riempire i campi di sostanze tossiche, di pesticidi, eccetera.
L'ultima cosa che vi voglio dire, mi riallaccio sempre alla tua domanda, com'è importante la biodiversità. Guardate che la biodiversità del nostro ambiente microbico intestinale, il famoso microbiota, è proprio la chiave che ci collega, il filo rosso che collega noi all'ambiente, ed è, come dire, il primo bersaglio dell'inquinamento. Anche qui abbiamo ormai una marea di studi che dimostrano come i pesticidi che arrivano nel nostro intestino attraverso gli alimenti alterano questo ambiente, alterano la biodiversità. È oltre un chilo, no? Questo microbiota che ci portiamo appresso e che regola funzioni importantissime per la nostra salute, il sistema immunitario, l'attivazione di tutta una serie di nutrienti, l'assorbimento e la sintesi di vitamine, le funzioni cerebrali. Ecco, tutto questo viene alterato perché chiaramente risente di questa della tossicità delle esposizioni ambientali, in particolare dei pesticidi, ma anche della qualità dell'aria. Allora, è molto importante prendere coscienza di questo, perché guardate, la salute è diventato un business, credo di poterlo dire, è il business per gli esami diagnostici, per gli integratori, per questo e per quell'altro, e mettere a fuoco invece la responsabilità delle esposizioni ambientali è qualcosa di estremamente critico, perché mette in crisi quel modello cosiddetto economico di sviluppo che è fatto per creare la morte, chiamiamo le cose col loro nome. Quindi dobbiamo prendere coscienza di questo se vogliamo. Io ho 70 anni, ma pensiamo ai bambini, ai nostri nipoti, a questi, cioè non è possibile. Guardate, io vi dico le parole che ci disse Tomatis, che è stato quello che mi ha illuminato su questa strada: le generazioni a venire non ci perdoneranno i danni che noi stiamo loro facendo. Guardate, non parlo solo dell'aumento dei tumori, ma dei danni al neurosviluppo, delle malattie metaboliche, perché tutti i veleni passano dalla madre al feto già in utero, e questo compromette ovviamente la salute del bambino e dell'età adulta. Questo noi medici dell'ISDE l'abbiamo molto chiaro, non abbiamo paura di dirlo, perché abbiamo la consapevolezza di tutta la letteratura scientifica indipendente che lo dimostra.